Buongiorno, ormai vi do quasi sempre il buongiorno dalla macchina, ma oggi più che mai ne ho bisogno perché devo ottimizzare. È stata una mattinata di fuoco e non ho concluso niente praticamente. Ho iniziato 300.000 cose, non ne ho finita neanche una. Sono stata chiamata, non lo so, tipo 10 volte in meno di un'ora. Sto tipo stressata, non è il miglior modo per iniziare un vlog. Però ieri mi avete detto che vi do tanta serenità e pace. Bene, ma in realtà succede così anche per me, cioè anche a me succede questo, cioè se vedo video di vita proprio normale, ma anche nei film dove normalizzano proprio le imperfezioni che ci sono nella giornata e non ti fanno vedere quella vita bella, patinata, fantastica da vacanza 365 giorni all'anno. E in realtà sto meglio, cioè mi sento proprio più normale. E quindi vabbè, niente, questo è per dirvi che sono molto esaurita stamattina. Sono le 10:16 e io devo andare in palestra, ma oggi assolutamente ne avrei fatto a meno perché sono veramente piena di cose da fare con il lavoro, quello aziendale. Invece ho dovuto lasciare tutto così a metà, mi devo sbrigare perché devo riportare il CD-ROM all'insegnante e quindi a questo punto ovviamente faccio anche la lezione che inizia alle 10:30 e finirà alle 11:30. Poi devo scappare proprio a casa perché devo fare delle cose entro mezzogiorno. Beh, oggi dovrebbe essere una giornata molto carina perché adesso vado in palestra, poi torno a casa e mi rimetto a lavorare e nel frattempo non sono neanche riuscita ad editare il video che voi dovreste vedere oggi pomeriggio, quindi devo fare anche quello. Poi pranzo velocissimo, mi rimetto al lavoro, oggi non so neanche se riuscirò a tradare perché ho troppe cose da fare, devo anche preparare tutti i conteggi delle ore lavorate dei dipendenti dello scorso mese, perché poi gliele devo inviare il consulente del lavoro e domani mi deve inviare le buste paga, perché noi i pagamenti degli stipendi li facciamo il 10, quindi anche se io gliele mando giorni prima, lei sempre il 10 mi manda le buste paga, quindi quella è una cosa che mi riduco proprio sempre all'ultimo a farla e oggi è arrivato il momento di farla. Quindi devo fare anche quella cosa che mi richiede un bel po' di tempo, tipo 2 orette. Vabbè, starò proprio piena oggi di lavoro. Mamma mia, mi sa che vi sto mettendo ansia, quindi secondo me skipperete questo video e mi sto mettendo ansia. Incredibile. E comunque vi dicevo che dovrebbe essere una bella giornata perché se tutto va secondo i piani, poi mi dovrei liberare in tardo pomeriggio e stasera il mio fidanzato non ci sarà a casa, andrà a fare quella cena che doveva fa fare già la scorsa settimana, giovedì, quindi con tutti i suoi colleghi. E allora io vorrei andare al cinema e stamattina ho guardato un attimo che film ci fossero al cinema. Vorrei tanto guardare Il ragazzo e l'airone, è da tanto che è uscito, quindi non è più disponibile nei cinema. Ce n'è solamente uno qua a Firenze e c'è alle 22. Io non vado alle 22 da sola al cinema, mi addormento, cioè ce la posso proprio fare. E quindi mi sa che vado a vedere Poor Creatures alle 7, mi sembra, in un cinema che sta in centro a Firenze. Quindi è così il titolo? Sì, credo di sì. Vabbè, Povere Creature dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere alle 7, quindi pensavo di farmi una cenetta con la schiacciata in un posto che mi piace molto, però la prendo e la mangio a casa perché addosso, il posto è abbastanza vicino a casa mia. Poi esco, vado in centro, ma in realtà potrei allora direttamente andare in centro a cena. Vabbè, poi queste sono cose che deciderò dopo. E poi dopo al ritorno
volevo passare finalmente nella cornetteria notturna per prendermi quel bombolone e vi devo assolutamente far vedere tutte le squisitezze che hanno in quella pasticceria. E perché così almeno mi rimane anche proprio il ricordo, e voi lo vedete che se dovesse venire qua a Firenze, ricordatevi però che quella apre solamente dalle 9 di sera in poi e è aperta proprio tutta la notte, tipo per la gente che va a ballare. Invece ho problemi anche ad andare al cinema alle 22, se no mi addormento. No, e, no vabbè, ma il fatto è che non mi va di andare alle 22, cioè che faccio fino alle 22? Perché poi tanto il film, quello di Miyazaki, cioè alle 22, ma è un cinema che non sta in centro, quindi dove vado? Se fosse stato in centro magari potevo uscire, mi facevo una bella camminata, una passeggiata, andavo a cena da qualche parte e poi ci poteva pure stare il cinema alle 22. Ma se devo rimanere a casa e poi uscire alle 22 per andare a vedere il film da sola, cioè non ha molto senso. Allora, finito di fare sport, sto tornando a casa e mi sento proprio super carica oggi, ma adesso ancora di più dopo che ho fatto sport. E poi non so se vi è mai successo, ma a me adesso succede perché appunto ho questo equilibrio un po' precario e vivo ogni emozione a mille. Cioè a me la musica fa veramente tanto, e soprattutto la musica abbinata allo sforzo fisico, cioè quando sto lì a faticare, a fare tutti quegli esercizi e non ce la faccio, quello sforzo misto a dolore perché vorrei smettere, non ce la faccio più di fare quell'esercizio, mi provocano anche un senso di piacere insieme alla musica, che però mi piace, perché altrimenti poi invece è una grande noia e non passa mai il tempo. Invece lo sforzo fisico con la fatica abbinata a una musica che ti piace, ti fa veramente vibrare proprio le corde dell'anima, in questo periodo così fragile della mia vita, in cui ho un umore veramente instabile, mi fa venire fuori tutto quello che ho dentro, e quindi in quei momenti a me viene proprio da piangere e devo allora darmi un contegno e concentrarmi sull'esercizio, perché altrimenti io gli scoppierei a piangere, perché nella mia testa inizio a pensare a quanto è bella la vita, cioè mi viene proprio da dire ma quanto è bella la vita, e allo stesso tempo ma quanto può essere cattiva, cioè ecco, e me lo risento ora, un respiro, penso a tutto nello stesso tempo, a quanto può essere ingiusta ma allo stesso tempo a quanto può essere bella, e tutto questo mi fa piangere. E ora, perché io mi sfogo con questi video, quando non registravo video, che stavo già andando in palestra, io poi tornando a casa, sulla strada di casa, mettevo la musica alta solitamente, a volte, diciamo non sempre, proprio quando mi sentivo più fragile, musica alta, e mi facevo tanti di quei pianti che non potete immaginare, ma proprio pianti, urla anche, perché cioè avevo proprio bisogno di buttare fuori tutto quello che ho ancora dentro. Il corriere si è messo in mezzo alla strada e la macchina è il posto migliore per farlo, sempre ovviamente mantenendo la sicurezza per strada, però la musica un pochettino più alta e poi dei gran bei pianti. E nulla, invece ora con i video posso sfogare a parole tutto quello che ho dentro, e anzi vi dirò che mi piace tanto poterlo documentare, tanto comunque sapete di cosa tratta il mio canale in questo periodo, e sto proprio dentro a quel tunnel, non riesco ad uscirci, e quindi a questo punto me la vivo proprio nel miglior modo, me la vivo analizzando ogni singolo momento del mio umore. Vabbè, basta, io non so sinceramente se qua... sì, va bene, qua come parcheggiato. Nulla, sono le 11.53, è tardissimo, volo a casa, non mi posso fare la doccia, devo prima
fare delle cose di lavoro entro, sì, massimo mezzogiorno e mezza. La doccia me la farò più tardi perché poi mi devo anche lavare i capelli, mi voglio dare una sistemata oggi, visto che poi voglio andare in centro più tardi, e quindi mi lavo i capelli, mi do una truccatina, ma questo proprio più tardi. Adesso ho molto da fare, ci sentiamo più tardi. Allora vi avviso, sono truccata, non siete abituati a vedermi truccata e in realtà neanche io. Ciao. Allora, sono venuta un attimino di qua, ora di nuovo ho chiuso tutto per vedere che cosa avesse fatto il Nasdaq perché mi ha fatto arrabbiare anche oggi, ma oggi, a differenza delle altre volte, mi ha fatto arrabbiare perché stavo guadagnando un botto e poi alla fine doveva salire un altro pochettino e invece è andato giù, mi ha preso tutte le varie operazioni che avevo piano piano protetto in leggero profitto, perché siccome stava salendo bene, io ho preso varie posizioni a scalare, no? E poi invece ha girato. Mi ha chiuso tutte le operazioni malamente, cioè malamente a poco, e quindi da tipo, non sto scherzando, 300 euro e passa, mi ha chiuso tutto e tipo ho chiuso la giornata a 60 euro. Ma poi il bello è che è andato giù, cioè il bello, il brutto è che è andato giù, mi ha chiuso queste posizioni, è sceso un altro pochettino e poi è salito ancora di più rispetto a qua dove stava, e ha creato nuovi massimi storici in tutta la storia del Nasdaq. Cioè, poi ditemi voi come si fa a mantenere la calma in queste situazioni. Cioè, sembra proprio veramente che me lo faccia apposta, ma capisco che non sono solamente io in tutto il mondo a tradare il Nasdaq e quindi no, non me lo sta facendo apposta. Però viene molto fastidio perché a quel punto avrei potuto guadagnare molto molto di più di 300 euro, invece no. Però va bene, dai, facciamocene una ragione. Io comunque mi sono lavata i capelli. So che sembreranno carini dalla videocamera, ma sono un pochino un ticci perché purtroppo mi è caduta un pochettino quella boccettina di olio profumato di Giada che ho comprato l'altro giorno. E siccome avevo le mani bagnate e viscide, perché io quando i capelli sono bagnati metto prima il gel all'aloe, quindi ho messo quello. C'avevo tutte le mani un po' bagnate e quindi ho aperto il cassetto del lavandino, del mobile. Ho preso questo oglietto, l'ho aperto e poi mi è scivolato. Mi è scivolato e mi è caduto un pochettino nel lavandino e quindi ovviamente con quello che ho pagato e poi anche per quanto vale come prodotto perché mi piace tantissimo, non lo potevo lasciare lì e sciacquare via con l'acqua e quindi l'ho preso mano a mano così a mo' di paletta e me lo sono tutto spiattellato sui capelli, però effettivamente cioè se mi lavassi le mani adesso e iniziassi a toccare i miei capelli dopo un po' le sentirei unte, però dalla videocamera non sembra, quindi ora dovrò molto attenta e quando lo aprirò mi metterò proprio direttamente dentro al lavandino. Comunque sto guardando di fuori perché il tempo non è proprio bellissimo, cioè è sempre stato un cielo coperto oggi e in più adesso sta scendendo la notte e a me comunque non è che piaccia molto uscire la sera, cioè tra l'uscire la mattina e il giorno in generale quando c'è la luce e uscire la sera quando è buio, io preferisco di gran lunga la vita diurna piuttosto che quella notturna, dei locali. Ma anche delle scene fuori, a me sinceramente di andare a cena fuori in generale non è che mi interessi molto, preferisco un pranzo, cioè mi piace molto di più andare a pranzo fuori, infatti per esempio con il mio fidanzato andiamo, ci facciamo magari quelle gite fuori porta con la moto, andiamo a provare posti nuovi e diciamo se andiamo al ristorante di solito ci andiamo a pranzo, oppure no vabbè il sushi lo andiamo a mangiare la sera. Comunque, vabbè, poche chiacchiere perché io oggi pomeriggio ho solamente tradato e non ho fatto quel lavoro che
devo fare entro domani mattina, ovvero quello delle buste paga, che è importante. Le buste paga non le faccio io, però devo inviare tutti i vari conteggi alla ragazza che ho già sentito stamattina e mi ha detto che domani ci lavorerà, quindi in realtà io ho tempo stasera, tutta la notte, domani mattina presto per fare questi conteggi e inviargli la mail. Tanto domani lei non so bene a che ora attacchi al lavoro, se alle 8 e mezza o alle 9. L'importante è che si trovi questa mail e poi ha tutta la giornata per farle. Domani è il 9, però di solito noi i pagamenti li facciamo il 10 e quindi diamo anche le buste paga, solo che lei non me le può inviare il 10 perché questo mese cade di sabato e loro il sabato e la domenica sono chiusi, non lavorano. E adesso allora inizio, vediamo a che ora tornerà il mio fidanzato. Intanto io inizio qua e poi sicuramente proprio non finirò, già lo so, stasera. Mi sveglierò domani mattina presto e lo farò presto, in modo che verso le 8:30 io già le invio la mail e basta, non ci penso più. Basta chiacchiere, mi metto a lavorare. Allora, il mio fidanzato se n'è appena andato e quindi ho acceso subito la videocamera. Non lo so, mi sembra che dobbiamo fare un pigiama party stasera. Sono contenta di registrare video perché così non, cioè, mi sento in compagnia e anche ecco, se devo uscire mi sento comunque in compagnia. Ok, stavo temporeggiando, però alla fine mi sono messa il cappotto, quindi sì, tra poco usciamo. Solo che mi stavo facendo mille domande sul fatto se fosse meglio rimanere a casa e andare semplicemente a prendere da mangiare, tornare qui e guardarmi qualcosa qui a casa, perché mi sta passando la voglia di uscire, però ora esco. Però il problema è che siccome io voglio andare a mangiare la schiacciata, la vorrei mangiare in santa pace qua a casa, però se la vado a prendere, torno qua, poi dopo ridevo partire, devo andare al cinema, cioè mi passa ancora di più la voglia. E invece adesso dovrei uscire e andarla a mangiare direttamente lì in questo posto, però boh, non è che mi faccia impazzire, ma non per il fatto di mangiare lì da sola seduta al tavolo, proprio perché a me piace mangiare in santa pace e quindi cioè, mi piacerebbe di più mangiarla qua mentre mi guardo qualcosa in tranquillità, anche perché poi dopo la strada per andare al cinema è la stessa, quindi dovrei andare lì, tornare indietro e poi riandare lì e farmi ancora un po' più di strada sempre con la macchina per andare al cinema. Mannaggia questa cornetteria notturna che apre alle 9, perché altrimenti io veramente sarei andata a prendere la schiacciata, sarei passata in cornetteria e sarei tornata a casa. Però mi dispiace perché anche il film lo vorrei vedere in realtà. Vabbè, dai, vi faccio vedere l'outfit velocemente, anche se non c'è niente di che, sono tipo tutta in nero e con questo maglioncino. E poi dai, andiamo. Ho questi, ecco così, vi faccio vedere questi stivaletti che mi piacciono tantissimo perché sono degli anfibi, però rimangono un pochino più delicati rispetto agli anfibi, quelli proprio con il carro armato grosso sotto. E poi sono tutti lucidi, neri lucidi e mi ricordano un sacco le Lally Kelly che avevo da piccola, che erano proprio fatte così uguali. E li ho presi su Vinted, erano proprio nuovi. E sono made in Italy, di un'azienda di Bologna e me l'ha venduti una ragazza che non li metteva e erano proprio veramente nuovi. Poi ho questo cappottino, i leggings che ci sto dentro casa me li sono messi perché ci sto molto comoda e sono caldi, tanto comunque il cappotto è lungo e copre bene e poi sempre quel maglioncino che avete visto prima. Allora, schiacciata presa e sono appena uscita dall'esclusiva. Che sta qui, sta abbastanza vicino a casa, però ci devo arrivare per forza con la macchina, ecco, non sta proprio vicinissimo. Comunque stavo pensando che mi sa che non vado al cinema. Mi farà male la testa a sentire tutti questi cambiamenti, ma io faccio programmi per poi cambiarli subito dopo. Tutti i programmi che faccio, che non sono in realtà dei veri e propri programmi, perché già quando li sto facendo non sono ben chiari. Com'è la frase? Tipo i programmi sono fatti per essere cambiati, tipo, boh, non lo so. Ma non lo so, stasera non mi va proprio di andare al cinema, troppo tardi poi alle 9. Ci sarei andata prima, ma il mio fidanzato è arrivato tardi a casa, quindi lo volevo aspettare.
E poi, boh, non lo so, preferisco magari andarci in pomeriggio, però mi andrebbe di vedere quel film che tra l'altro non si intitola Poor Creatures, ma Poor Things, cioè povere creature tipo in inglese, sia un modo di dire. E niente, quindi stavo pensando di andare a casa, mangiarmi la schiacciata sul letto, oppure magari anche in cucina perché odorano parecchio di finocchiona e di un botto di cose che ci ho fatto mettere dentro. E poi mi guardo il video di Iris Babilonia che tanto dura, credo, 2 ore. E poi a vedere questo film ci vado in pomeriggio un altro giorno in settimana, la prossima settimana. E poi stavo pensando che più tardi faccio fare la consegna a casa con Deliveroo del bombolone al cioccolato bianco della cornetteria notturna, perché quella non mi sta assolutamente di strada, quindi io veramente devo prendere la macchina, andare, fare proprio un bel po' di strada. E non l'ho mai usato Deliveroo perché è un pochino contro la nostra filosofia, si dice, sì, vabbè, insomma, contro i nostri valori, ecco, sia miei che del mio fidanzato, perché se vuoi un cibo da asporto, alzi il sedere e te lo vai a prendere. Mi dispiace vedere quelli sulla biciclettina, cioè, boh, non lo so, non mi piace, però stasera li sfrutterò e nulla. Vado a casa che mi si freddano le schiacciate. Comunque, ecco, ci tengo a precisare che per me non è un problema andare al cinema da sola anche la sera. Ma anche qua a Firenze ci sono andata, però era più ancora settembre-ottobre, erano quelle belle serate, sono andata a fare una bella camminata in centro da sola, poi dopo sono andata al cinema. Stasera, boh, non mi va, mi va di andare sul letto a casa. Comunque, un ultimo appunto, cosa mi sono truccata a fare esattamente? Se dovevo semplicemente uscire per venire a prendere la schiacciata? Mannaggia la miseria. Vabbè, comunque, almeno sto registrando il video e sono un pochettino più carina e presentabile. Allora, io sono appena arrivata a casa, adesso mi tolgo anche le scarpe e guardate bene per l'ultima volta il trucco perché ora lo vado a togliere. E sì, ho fatto una stupidaggine a truccarmi, però dai, almeno mi sono vista un pochettino più sistemata perché di solito in settimana non mi trucco mai. Poi quando esco con il mio fidanzato usciamo sempre con la moto e non mi so truccare perché sennò poi sporco il casco con il fondotinta e il mascara non me lo sto neanche a mettere. E quindi alla fine non mi trucco mai. Però vabbè, dai, mi sono truccata per andare a prendere la schiacciata e ora mi metto il pigiamino e poi mi metto a mangiare. Allora, vi devo far vedere, vi ricordate quella fascetta che avevo comprato da Primark con le orecchiette? Era molto carina, però una volta messa l'elastico si allarga e quindi le orecchie invece di essere belle strettine, mi stanno tipo una sta di qua e una sta molto più lontana e non mi piace assolutamente. Ora ve la faccio vedere, ma sono, cioè, sembro proprio un animale, ma non carino, cioè un animale. Ecco, guardate, tipo se fosse stato così sarebbe stato più carino, ma c'è, vedete che ce l'ho uno da una parte. No, vabbè, scusate. E, mi sembro tipo un coniglietto, oppure non lo so, mi sembra che c'ho tipo due corna. E vabbè, ridicolissima. Pensavo anche di fare un video magari sulla skincare, vi faccio vedere tutti i miei prodotti. E pensavo di farlo con questa in testa, ma assolutamente no, non la farò. Mi sembra sì, forse un maialetto. Vabbè, mi vado a struccare, eh. Allora, io mi sono portata la schiacciata in camera perché alla fine tanto non è più così calda e quindi non si sente molto puzza di finocchiona e poi comunque vabbè, dopo aprirò la porta finestra e pas farò passare un pochino di aria per arieggiare. Poi mi sono aperta una birra.
la Patronus, questa è della Lidl, la prendo alla Lidl e mi piace tantissimo. Mi sono portata lo Scottex, acqua rigorosamente proprio frizzante per mangiare la schiacciata, dai, ci sta bene l'acqua frizzante. Video di Iris Babilonia pronto e vi dico solo che dura, fatemi vedere con gli occhiali. 2 ore e 14 minuti, cioè questo è il vero benessere. Io mi sono sistemata qua, mi vedete? Mi sono struccata e ora mi metto a guardare il video. Allora, sapete che mi è salita un po' la birra? L'ho finita? No, ce n'è ancora, ecco, un pochettina. Buonissima comunque questa birra. La schiacciata l'ho finita. Iris Babilonia mi sta facendo morire dal ridere. Ma cioè, veramente non so proprio come gli vengano certe battute. Troppo, troppo forte. Guardatela se non la conoscete, perché sicuramente vi piacerà. Ebbene, comunque, non credo che ordinerò su Deliveroo il bombolone al cioccolato, perché veramente mi dispiace far venire qua, non lo so, tipo un ragazzo sulla bicicletta o sul motorino, boh. L'andrò a prendere io poi un'altra volta, ovviamente non stasera perché proprio sto benissimo qua nel letto e rimarrò qui. Però adesso mi vado a prendere qualcosa di dolce in cucina e nel frattempo apro la porta finestra perché così faccio passare un po' di aria, perché secondo me c'è puzza di sbriciolona, cioè di quel salame che è proprio molto forte, ha un odore molto forte. Quindi ora spalanco tutto, apro pure la finestra di là del bagno, così fa corrente e nel frattempo mi vado a fare un paninetto con la marmellata e un po' di burro d'arachidi. Devo controllare se ci sono. Ah, in realtà ho anche il gelato nel freezer. Bene, vado in cucina a vedere che cosa ho. Tadà! Due fette di pane con il burro d'arachidi, la marmellata e frutti di bosco e poi il gelato alla macadamia. Ah, come si sta bene qua nel lettino. Bene, ora continuo a guardare Iris. Mettiamo Dare di play. te significa poter richiedere. No, vabbè, non potete capire, cioè, dovete assolutamente provare questa accoppiata. E pensare che, cioè, questo gelato qui stava nel vasetto e l'ho finito, ho messo l'ultimo rimasuglio che c'era nel vasetto che stava nel freezer da non so quanti mesi, perché il mio fidanzato si è svegliato un giorno che non gli piaceva più il gelato alla macadamia e quindi non l'ha più mangiato e me l'ha fatto andare un pochino a noia anche a me, quindi non l'ho finito nemmeno io e stava lì nel freezer. Infatti poi mi sono ricordata che c'era. E l'ho messo nel piatto, ma in realtà non avevo proprio intenzione di mangiarlo con il pane, ma vi dico che ci sta benissimo. E poi non l'ho neanche bruscato il pane, secondo me se fosse bruscato sarebbe ancora meglio. Sul pane ho messo il burro d'arachidi, marmellata ai frutti di bosco con il gelato alla macadamia, mamma mia, cioè volo proprio. Assolutamente ora ricomprerò il gelato alla macadamia per riprodurre questo dolcetto. Fantastico, altro che bombolone al cioccolato bianco. Allora, io mi sono rimessa adesso nel letto perché sono andata a lavarmi i denti e mamma mia che faccia! Vediamo se con la luce migliora un po'. Vabbè, comunque mi sono andata a lavare i denti, se mi vedete la bocca diversa è sempre perché ho il bite. Nel frattempo ho fatto anche areggiare la camera, spero non ci sia più quella puzza di salame. E il mio fidanzato ancora non è tornato, ma credo tornerà tardi. Che ore sono? Sono le 22:53. Sì, tipo dopo le 11:30, verso mezzanotte, credo che tornerà. Non l'ho neanche sentito. E ora continuo a guardare il video, ma mi sta venendo sonno, quindi tra poco potrei anche addormentarmi. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì. E quello che registro domani lo vedrete lunedì, quindi ci sarà sempre il sabato e la domenica che saranno senza
video, così mi dedico anche al mio fidanzato senza stare con questa videocamera sempre in mano. Va bene, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo lunedì. Un bacio, ciao!